mi sento più vicino a Picasso, però voglio dire, io sono rimasto influenzato anche da, da altri artisti nel corso degli anni. Per esempio, negli anni 80 mi piaceva molto Paladino, poi mi è piaciuto molto Nunzio, Kapoor, Tony Craig. Picasso è, secondo me, è quello che non ha mai, non si è mai posto dei limiti. Ha usato tanti materiali, dalla pittura, il disegno, la ceramica, la scultura, l'objet trouvé. È incredibile. Io per esempio sono uno che nell'arco della mia attività ha spaziato abbastanza utilizzando varie tecniche di espressione, dalla pittura alla scultura, dalla grafica, la ceramica, la cartapesta, la carta, solo la carta come in questo caso. Ricordo che quando ero piccolo, questo è un episodio importante della mia vita che la voglio proprio raccontare. Abitavo nel quartiere Libertà di Bari e facevo le scuole elementari. Tutte le volte che tornavo a casa, mia madre mi faceva la stessa domanda. Chi hai visto? Chi hai incontrato? E io istintivamente, mentre raccontavo chi avessi visto, gesticolavo, col segno, facevo dei segni nell'aria col braccio, con la mano, a simulare la sagoma della persona che ho visto. Fu così che mia madre, ricordo persino la frase, questo lo dobbiamo per forza iscrivere all'Istituto d'Arte di Bari perché ha una propensione all'arte, al disegno. A cavallo degli anni 60 e 70, alla periferia di Bari Sud, dove ora si trova Torre Quetta, c'era questo cimitero di gomme d'auto, così come vedete riprodotto nel quadro. Io rimasi affascinato da questa distesa di gomme e più avanti c'era anche una distesa di cimiteri d'auto, carcasse d'auto, che ho riprodotto anche quel soggetto lì, perché inizialmente io come pittore ho subito trattato questo tema di carattere ecologico. C'era questo cimitero, c'erano questi cimiteri di copertoni, c'erano queste automobili abbandonate che creavano dei nuovi scenari periferici e metropolitani che rappresentavano, se vogliamo, una prima volta in Puglia. La pittura pugliese, l'arte meridionale nel senso più ampio, era spesso incatenata su posizioni di retroguardia che chiaramente quindi prevedevano il paesaggio, la natura, una riproduzione più o meno verista, più o meno naturalista di quello che era il paesaggio a noi tutti noto. Quello che assolutamente gli si deve dare atto è quello di essere stato credibile nell'aggiornamento di questo linguaggio. Cavallo tra la prima fase dell'esperienza pittorica di Iuri Illy e quella che poi è la sua maturità, questa fase intermedia è rappresentata dal periodo antropologico, possiamo chiamarlo così, il periodo antropologico in cui lui ha smesso completamente di dipingere
insieme ad amici e compagni di strada incomincia a riportare in vita tutta questa serie di giochi che appartenevano alla sua infanzia, di quando insomma nella Puglia rurale i bambini si divertivano con dei giocattoli assolutamente fatti in casa. Quest'opera è molto importante per me perché segna il passaggio tra la pittura e la scultura. È un'opera del 1979, si chiama Il gioco della cerbottana. E come le ho potute rendere, enfatizzare quest'opera? Ingigantendo i coni di carta che nel gioco erano appena di qualche centimetro, erano in pratica delle freccette, le ho ingigantite e le ho colorate con la tecnica del tre penne, quella usata da Pollock. Siamo all'interno della Pinacoteca Provinciale di Bari, la cui direttrice, Clara Gelao, nel 2008 mi organizzò una mostra antologica nelle sale della Pinacoteca. Quest'opera di fronte a me si chiama Cubo Magico e si tratta di un'opera molto ludica, piena di colori, è il gioco della cerbottana. Vedessi queste frecce, questi coni di carta colorati da tutte le parti e ti riempiono gli occhi e mi piaceva molto questa idea, la trovavo anche abbastanza poetica. Ora ci troviamo all'interno della biblioteca della Pinacoteca Provinciale di Bari. L'opera alle mie spalle si chiama Natura Morta perché è composta da 9 strati di raspi d'uva precedentemente essiccati e dipinti con la vernice a smalto. Ogni strato ha un suo colore, per cui quest'opera ha uno spessore di colore, è tridimensionale, è una pittura tridimensionale, oserei dire. Parte della seconda metà degli anni Ottanta e appartengono al mio periodo, diciamo, selvaggio, dove andavo in riva al mare a recuperare pezzi di legno che avessero qualcosa che mi suggerissero qualcosa. Questa è praticamente una spada primordiale, molto così immaginata, inventata, ricostruita. In questa spada, appunto, come dice il titolo stesso dell'opera, che è per metà spada e per metà è un ramo, è un pezzo di albero, si ha appunto l'elemento naturale, e l'elemento di natura, e l'elemento dell'uomo che, lavorando evidentemente la materia che trova in natura, crea uno strumento a proprio uso e consumo. Questo invece è praticamente è quello che può avere un guerriero, no? Questo è un arco, un arco che è appoggiato. Questo legno l'ho trovato così, come lo vedete, poi ci ho aggiunto i colori in polvere, questa parte di materiale metallico che è stato inserito qua, con filo di ferro che fa da tirante, è praticamente una freccia. Quest'opera è successiva alla serie delle armi, quelle primitive, dove io concentro l'attenzione sulla punta della spada.
tutto il pannello è una lastra. Per tirare fuori la forma ho usato sempre la sabbia nera di fonderia per evidenziare la forma della punta di spada. La punta di spada è lavorata con lo stesso sistema del bulino, graffiando la superficie e annerendo il tutto col fumo della candela. Quest'opera si chiama Eco ed è materiale legno, multistrato per l'esattezza, ed è una delle poche opere ispirate a un oggetto vero della barriera corallina, che ovviamente era molto più piccolo di questo, dove io ho modificato leggermente quella forma con l'aggiunta di questa bombatura laterale, che gli dà una certa plasticità accentuata anche da tutti queste cose che a rilievo fatte con colla e polvere di marmo, che gli dà quel senso ritmico, quella plasticità, fa vibrare l'opera. Siamo sempre all'interno del museo della Pinacoteca Provinciale di Bari. Per quest'opera mi sono ispirato, per la verità, a un oggetto realmente esistente nella natura marina, che più o meno è fatto così, ed è molto più piccolo ovviamente, e siccome mi affascinava questo gioco plastico di queste lamelle infilate una a fianco all'altro, ovviamente io poi l'ho enfatizzata, l'ho fatta molto più grande e in qualche modo l'ho reinterpretata. Quest'opera qui davanti a me ha come titolo La Tana di Riccio. È un'opera del 1993, fatta di multistrato ricoperto di sabbia del deserto della città di Petra, in Giordania. In realtà questo è un guscio di riccio intonso, all'interno custodisce un riccio con gli aculei, che ha una dimensione, un diametro superiore all'apertura del riccio esterno. Ha una dimensione in pratica tale da che gli impedisce di uscire e la considera come una tana, una propria tana, un grembo materno. Il senso di quest'opera è questo. Sopra si chiama l'impronta di Giunone, perché mi sono immaginato questo grande piede di questa dea dell'Olimpo che affondasse il suo piede in una grande zona piena di neve. È tutta ricoperta di polvere di quarzo, è un'opera fatta in cartapesta. Questa è una serie di opere in cartapesta, perché è l'unico materiale possibile per ottenere questo volume così accentuato.
tratta delle forme che dalla realtà, dalla natura, da quella almeno direttamente percepibile e percettibile dall'occhio umano, assumono soltanto lo spunto. E poi ecco lì che interviene la mano dell'artista, che gareggia assolutamente in maniera ironica con la natura, con la creazione di nuove forme che sono evidentemente innaturali già per la forza del colore. Dall'elemento floreale fanno riferimento anche ad un elemento antropomorfo e sessuale, quindi hanno anche una sfumatura erotica, sempre però mediata da un colore che le rende anche in questo caso di un'estrema poesia. E quest'opera fa sempre parte della serie Sculture in cartapesta ed è ha come titolo Canestro, perché mi sono immaginato gli artigiani che realizzano i canestri, i cesti in vimini e che prima di concludere l'opera hanno queste fasce che si intrecciano, che fuoriescono, e ho pensato che potesse andare bene come titolo per quest'opera. Di grande forza evocativa è sicuramente rappresentato da quella serie di piatti in cui sono impresse delle lische di pesce. Mi interessava anche trasportare sull'opera qualcosa che appartenesse al mio privato, al mio vissuto quotidiano. Allora tutti i pesci che mangiavo li mettevo da parte, li facevo essiccare e poi li imprimevo sull'argilla ancora fresca. Questo lavoro è stato, ad esempio, esposto in una grande opera installativa, di natura installativa, come una sorta di ultima cena nel carcere tiberino a Roma. E questo è assolutamente un lavoro che ha una forza evocativa, perché oltre a rappresentare, ecco, la consunzione di un tempo, che può essere il tempo relativo ad una cena, ha anche un che di storico. Ma nero è come una metafora di qualcosa che è andato, che va in deperimento. Metafora di un disagio sociale o anche un disagio interiore. Quest'opera ha un carattere più realistico rispetto ad altre, a quelle dove io elaboro una realtà che ho visto e che invece poi trasformo attraverso la mia immaginazione. Invece qua ho voluto essere assolutamente realistico, utilizzando oggetti veri trovati sulla battigia di una spiaggia a sud di Bari. Tutto ciò che stava lì l'ho raccolto così com'è, non ho modificato nulla, ho solo inserite questi oggetti su questa simulazione di mare. Sono immaginato questa natura fuori scala come se venisse appunto da un altro mondo, talmente enfatizzata, talmente ingrandita, come volesse in qualche modo impressionare, avere un aspetto inquietante, né più né meno, come si comportano gli animali quando vogliono in qualche modo spaventare i loro probabili aggressori.
penso al megariccio, penso a queste forme fantastiche, floreali e una eleganza formale che lo rendono assolutamente un protagonista indiscutibile. Tu sei un artista, romantico o classico? Direi classico, romantico, anche un po'.